Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi è ma come mercoledì? È sabato 13 di dicembre. Un imbrocco mezza. 13 di gennaio e abbiamo cominciato a sistemare tutti i battiscopa. Mi ha fatto tutto questo pezzo. Stamattina è venuto l'idraulico a mettere il water anche in questo bagno qua. Devo aspettare 2 ore, il pomeriggio si può utilizzare per vedere il silicone. Ripristinata la caldaia, tutto sistemato. Domani mettiamo su anche il mobile. Quindi adesso andiamo a finire di mettere il battiscopa perché il tempo stringe, mi sa. Abbiamo tutto il pomeriggio. Sì, con la stizza. Ed eccoci tornati qua dopo il pranzo. Allora, stamattina abbiamo messo tutti i battiscopa in giro lì, qua e qua. E visto che eravamo un po' inesperti, non abbiamo tanto registrato perché dovevamo stare attenti a quello che facevamo. Adesso dobbiamo metterlo esattamente qua, che è uno degli angoli peggiori, perché non è un angolo che va dentro, ma un angolo che viene fuori. E quindi vi faremo vedere come facciamo noi a tagliare un po' alla volta, un po' alla volta, per raggiungere un risultato soddisfacente, giusto? Certo. Let's go! Go 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 go! Si mette qua nell'angolo e vedete che combacia bene qua, però qua è ancora un po' troppo lungo, quindi bisogna dargli un filo alla volta finché entra perfettamente nel buco. Ragazzi, e voilà, adesso è perfetto. Lo appoggiamo, mettiamo l'altro vicino. Una volta che siamo a posto, basta schiacciarlo. È giusto perché siamo noi. Ci mettiamo anche 2 chiodini. Sei anche davanti. Sei tu, eh. E voilà! Adesso facciamo il pezzo peggiore. No. Bello, eh? Un gioco da ragazzi. 5,5. Ed è completamente tutto, parte la cucina. Tutto battiscopa, qua abbiamo messo su di nuovo i termosifoni con tutte le rosette nuove, qua c'è tutto il battiscopa. Ah, vi faccio vedere il dettaglio di questo battiscopa qua, come è stato messo alla fine. Ditemi secondo me cosa ne pensate, per essere principianti è un ottimo lavoro. Secondo me. E niente, qua messo e anche questi qua, cosa ne pensate? Bel lavoro, anche quello, va tutto, qua un po' di meno, qua un po' di meno perché lì era un po' il muro dietro un po' non tanto buono. Visto che l'Inter gioca stasera alle 9:30, sì. Non ce la faccio, alle 8:45, alle 9, mi voglio cimentare a cambiare anche questo coso qua, per fare ancora mezz'oretta così, lo cambiamo, lo mettiamo nuovo. Quindi venite con noi. Bene, adesso noi andiamo a sostituire questo citofono bello bianco con quello che c'era prima. E questo è come si presenta il nuovo citofono. Come potete vedere, non è perfettamente uguale. No? Si vede? Ma non ci spaventiamo perché non è difficile, perché qua su questa morsettiera, essendo della stessa marca, ci sono dei numeri 9, 10, 6, 2, CA, 1 e su questa gli stessi numeri. Quindi adesso noi andiamo a togliere da un morsetto e rimetterlo su questo, uno alla volta, così non ci dimentichiamo quale va su cosa e vediamo come, se funziona, se è il risultato finale. Ecco qua, tutto bello, cablato, in ordine. E ora adesso li mettiamo sopra la scocca.
Non va, ma è qua, devi scherzare. Non va. No. Niente, non funziona. Porto a casa il libretto, è lo studio. Ragazzi, buongiorno! Oggi è domenica e stiamo ancora vedendo sto citofono, l'abbiamo sistemato. Abbiamo fatto un ponte, come dice il libretto di istruzione, di massa da 6 a 10. Funziona perfettamente. Ora lo montiamo su e qua abbiamo il mobile del bagno che non avete ancora visto e che ora avete visto, che dobbiamo andare a montare. Questo, e lì c'è tutto lo specchio e il lavandino che va sopra. Quindi adesso buchiamo. Ci siamo? Messo le cerniere qua, sperando di aver fatto la cosa giusta. E adesso abbiamo preparato le misure per attaccarci le staffe. E ora vedrete, perché è una cosa che non ho mai fatto, non abbiamo mai fatto, e bucare queste piastrelle è sempre un peccato, così belle che sono. Però sono da fare, quindi ultima misura e poi buchiamo. Pronto? Pronto, spero, va. Bene, Oddio. Ho paura a guardare. Oddio, va dove vuole. Se mi metti così ansia, mi fai... Ok, non fa niente. Vedi che va? Sì. Sono sordo. Come procede? Speriamo bene. Adesso allarghiamo i buchi e dopo la prova della verità. Già che non è uscita l'acqua, è un buon... E poi ci mancherebbe. Mi fa morire quello là che è tutto storto. Ma che... Ormai non serve a niente quella roba lì. Per provare quello lì. Non importa, adesso è un momentino che gli dai una passata qua e poi mettere su la... Ok. Aide! Ultima volta che vediamo il bagno libero. Lampa Poartis. Ah. Di cosa hai bisogno? Niente. Solo bisogno che... No, di là no. E adesso? Ultimo, allora è storto, quindi bisogna, in teoria, agendo su questa vite qua. Allora basta, dalla sinistra. Dritto? La vuole dritta. Qua è dritta. Good job. Mi hai detto basta con queste staffe. È scritto così, ovvio che dopo poi non è che ti metterai qua a saltar su, per star su e basta, sta su. Eccolo montato, adesso mancherà il lavandino, poi lo specchio con lo sfondo sempre grigio che metteremo la prossima settimana. Sei soddisfatto? Sì, dai. Come si dai? Sì. No, sì, è molto bello. Questo è il lavandino. E dopo l'ultimo pezzo. Bello, bello. Una bella lucina sopra. E adesso procediamo col battiscopa della cucina, ma non tutta. Abbiamo pensato di fare solo questo lato fino là in fondo, questo pezzo qua fino a qua. Visto che qua comunque verrà tutta la cucina, non ha senso riempire di battiscopa anche dietro. No. Perfetto. Che si fa la domenica pomeriggio per rilassarsi? Si gratta tutta la stanza. Dai.
aggiornamento delle 4 di pomeriggio. E guarda cosa controlla il suo lavoro qua, si stanno asciugando. Piano piano, quelle là sono tutte asciutte. E quindi ragazzi, finalmente, insomma è arrivata ora di ritirarci. E ovviamente spero questo video sia piaciuto, se così è stato un pollice in su per supportare e soprattutto, perché no, un super grazie per finanziare questo progetto, che progetto non è. Detto questo, io vi ringrazio per aver visto il video fino a questo punto e non mi resta che salutarvi e quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao.